Si chiama Esteia ed è prodotta da un'azienda italiana ed è in grado di erogare raggi X in modo preciso e focalizzato sulle lesioni cutanee del corpo dove si manifesta il cancro della pelle. Si tratta di una novità assoluta dai notevoli vantaggi terapeutici, un'apparecchiatura all'avanguardia del costo di oltre 190.000 euro che grazie al contributo della BCC di Gradara, il reparto di Marche Nord di radioterapia a Muraglia è il primo in Italia in assoluto ad averla in dotazione. Questa macchina è una valida alternativa alla terapia chirurgica. Speriamo che la collaborazione con il presidente Fausto Caldari e la BCC di Gradara continui per il miglioramento della sanità di Marche Nord e della sanità della nostra provincia. E abbiamo accettato di buon grado e con entusiasmo la richiesta della dottoressa Capalbo perché riteniamo che l'apparecchiatura sia molto interessante, molto importante per la salute. La strumentazione è attiva da ottobre e già diversi pazienti ne hanno usufruito con notevoli vantaggi. È una terapia mirata, serve per trattare le neoplasie cutanee. Una volta questi pazienti venivano sottoposti a 20-25 sedute e anche a 30 sedute di radioterapia. Invece con questa macchina, con questa apparecchiatura all'avanguardia, riusciamo a fare dei trattamenti concentrati. Si tratta di 5 sedute invece di 25-30, al massimo arriviamo a 6 sedute. E quindi c'è un buon compliance dei pazienti e un risultato ottimo. Perché questa macchina qua ci consente di erogare delle dosi molto elevate in pochissimo tempo, si tratta di pochi minuti e riusciamo a erogare delle dosi elevatissime. In passato eravamo in difficoltà anche per far asfaltare un parcheggio con il contributo di un privato, ricorda il presidente delle Marche Luca Ceriscioli dal suo passato da assessore. Ora è tutto diverso e questo intervento della banca si inquadra in una precisa strategia della sanità marchigiana. Ma presto un altro reparto di eccellenza, la chirurgia, sarà dotato di un robot dal costo di oltre 2 milioni e mezzo di euro per operazioni in laparoscopia che ridurranno i giorni di decenza di ben 2/3. I tempi stanno diventando rapidissimi, quindi nel giro di un paio di mesi riuscire ad avere questo tipo di tecnologia così importante e andare avanti in quel cammino di una chirurgia di grande qualità contemporanea in grado di ridurre non solo i disagi al paziente e aumentare la qualità dell'intervento, ma anche i tempi di degenza.